Quindi era lui la 14 quando è stato caricato il prezzo, giusto? Esatto. Cosa vi ricordate di quel giorno? Mi ricordo perfettamente che eravamo nella... ancora non facevamo video nella sua stanza, ma eravamo in una specie di stanzino di casa sua, quello con la parete di ora. Sì, la stanza più luminosa per la mia casa, perché non avevamo una luce, ci siamo improvvisati. Il telefonino che ho appoggiato sopra la scala, una scala che chiude praticamente al centro della stanza, abbiamo posato il telefonino dietro, un libro, e abbiamo fatto quel video, di me in grande, diciamo, una sfida che aveva inventato noi, ma molto semplice, dove loro disegnano un labirinto e fanno. È stato divertente, però non la guardano nessuno. Quindi quando c'è stato un momento in cui vi siete detti chiaramente ma sta succedendo qualcosa, no? Sì, è stato veramente graduale, nel senso che non c'è stato un giorno in cui ci siamo svegliati e abbiamo detto caspita, ci sono un sacco di visualizzazioni, adesso siamo diventati popolari, ma è stato molto molto graduale, di mezzo nel tempo, è stato passo dopo passo, piccoli passi, e da 10 visualizzazioni sono diventate 100, poi magari il grande passo è stato quando abbiamo fatto 1000 visualizzazioni, perché noi pensavamo di non conoscerle neanche 1000 persone, quindi abbiamo capito che c'era qualcuno tra la nostra cerchia di conoscenti che ci stava guardando. Esatto, da lì poi è stata una crescita esponenziale, il web ha anche questo pregio del bene e del male di rendere virali le cose, comunque far diffondere un macchia d'olio i contenuti. Se ovviamente hanno interesse, di primi interesse delle persone. E quindi è successo così e oggi, in 5 anni, siamo quasi 5 milioni di iscritti. Tra l'altro, presumo che forse non ci fosse inizialmente l'intenzione di rivolgervi a un pubblico di bambini, giusto? No, assolutamente. Questo è proprio nato completamente per caso. Perché noi eravamo, innanzitutto, non c'era neanche lontanamente l'idea della possibilità che. C'era un sogno, un'utopia. Noi comunque siamo di un paesino, non avevamo neanche la videocamera, mi aveva detto a chi deve guardare il video, però lo facciamo uguale, comunque ci diverte, ci pomeriggio. Sì, era come mettere i nostri video in una libreria. Sì. Come sapere i minori nel nostro archivio, ma non pensavamo mai. Molto amatoriale. Invece poi è successo praticamente. E noi quando creavamo questi video, li creavamo come a lui piacerebbe farli, cosa ci divertiva a fare, lo facevamo in tutta la spontaneità. Sì, assolutamente. E solamente dopo, quando poi avevamo un certo seguito, ci siamo accorti che il target di riferimento fosse i bambini, poi i piccoli, i ragazzini, perché lo leggevamo dai commenti che ci scrivevano, io ho 8 anni, io 9 anni, quindi ok. È stata una conseguenza. Abbiamo ricercato noi questo pubblico. E non solo avete trovato anche, non solo avete trovato principalmente un lavoro che non è l'ultima secondaria, cioè crearsi da sé, sì, cioè commentare così giovane con la vista. In più c'è stato anche questo risvolto educativo che probabilmente è stato molto rispettato. Sì, assolutamente. Noi abbiamo solamente poi in realtà lo stile, i contenuti sono sempre rimasti spontanei e naturali come cosa abbiamo un po' affidato è stata la responsabilità nei confronti del nostro pubblico, perché capendo comunque l'influenza mediatica che abbiamo, siamo molto più attenti nei messaggi, nei consigli che diamo nei nostri video e ciò che facciamo vedere. E con i primi sondini guardate che cosa mi sembra di fare. La videocamera è la prima cosa, perché comunque la luce continuavamo ad averla tutta la sua fissa. Poi le luci, poi i cavalletti. Insomma, è stato pian piano, ci siamo migliorati sempre di più. Sì, oggi abbiamo un po' rispetto ai primi video, la qualità è completamente superiore. Sì, anche perché la qualità per noi è tutto, cerchiamo sempre di migliorarci, di fare ogni giorno meglio. Quindi ora c'è il film distribuito da Warner Bros. E che cosa pensate possa captare il vostro pubblico di riferimento? Abbiamo avuto modo di questa parte, si pensano, e loro l'hanno visto come una
percepito in questo modo. Poi nella scrittura proprio anche della stessa storia, della trama del soggetto, abbiamo voluto scrivere, immaginando già che i bambini andassero con i genitori al cinema, credo ci andassero magari alcuni molto piccoli, abbiamo voluto un po' scrivere una storia che potesse essere letta, diciamo, con più chiavi di lettura, a seconda un po' dell'età che lo andranno a vedere. Quindi ci sarà il primo messaggio, che magari sarà quello più letto dai più semplici e dai più piccoli, che è un po' l'avventura nostra, il nostro viaggio per riuscire a sfuggire al Signore S, ma dentro ha molti messaggi molto più profondi, come quello appunto la morale un po' del film, che da soli si va più veloce, ma insieme si va più lontano.